risorto, veramente. La domenica di oggi mi dà l'occasione di parlarvi del sentimento di San Tommaso, il dubbio, the doubt, e di farvi sentire una musica, sempre sublime, dello stesso grande Mozart, della stessa grande opera, il flauto magico, in cui la regina della notte, che sarebbe anche la the king of the night, is the aria you see, no, you sent, no, is very little, but very good, very nice. La regina della notte viene e si infuria contro la persona buona, contro la persona che vorrebbe credere, che vorrebbe andare sulla strada della luce, sulla strada della fede, sulla strada. E allora tu vedi, musicalmente parlando, ma ti devi rendere conto che è una realtà che ti circonda, tutto l'odio e tutta l'agitazione dell'inferno contro di te che ti vuole distogliere, che tu devi assolutamente vivere nel dubbio, assolutamente vivere male. Fa di tutto, tu devi star male, tu devi uccidere fisicamente e spiritualmente, tu devi odiare, tu devi essere scontento, tu non devi mai vedere il bene intorno a te, e soprattutto nella fede. Tu devi avere dubbio del Vangelo, dubbio della Bibbia, dubbio della Messa, dubbio del prete, dubbio della sua vita interiore o esterna, dubbio del tuo marito, dubbio della moglie, dubbio della famiglia, dubbio del tuo lavoro, dubbio del governo, dubbio del futuro. Se non stai così, la regina della notte non è contenta. La regina della notte che le forze demoniache. Noi vediamo intorno a noi come la gente è impaurita da questa regina della notte che ti fa la visita sempre. E soprattutto a chi è più debole, la regina della notte viene e gli fa la visita e lo minaccia. Nella musica di Mozart questa minaccia è sublime perché la musica è splendida, ma vedi come, nello stesso, vi ricordate la genialità, la tecnica straordinaria e anche gli arpeggi straordinari delle arie passate, sentirete anche questa volta come non resta nulla non toccato da questa voce sublime di questa soprano che sentirete tra poco, accompagnata da un'orchestra che vuol dire, questa orchestra vuol dire tutti i piccoli e grandi demoni che stanno intorno, che preparano la strada, cioè perché il demonio o che insomma il rappresentante dell'inferno venga o la regina della notte venga a darti fastidio, a minacciarti, deve prepararsi la strada, deve prepararsi l'ambiente, l'atmosfera, e allora se ne approfitta quando tu stai male, quando tu hai un pensiero, quando tu hai una piccola preoccupazione, allora manda avanti un tormento infernale di pensieri in cui questo piccolo nero tu le vedi immenso, questa piccola malattia tu la vedi mortale, questo piccolo difetto nel personaggio che ti sta davanti tu lo vedi un peccato gravissimo. Nella noia che vivi per un minuto tu vedi una tragedia della tua vita, eccetera, eccetera. Dunque loro fa così. Questo è successo a San Tommaso, perché San Tommaso era una persona come anche tutti gli apostoli. È vero pure che davanti alla risurrezione come fai? Come fai? La risurrezione è stato un caso unico, è stato un miracolo unico, il più grande che avremo anche noi tutti quanti. Però apparire attraverso le porte chiuse, mangiare, bere poi e vedere che ha corpo, aveva il corpo anche se attraversava le porte, ha attraversato la tomba, ha attraversato il sepolcro, ha attraversato la pietra del sepolcro, ha attraversato la sindone ed è apparso sano e salvo e perfetto, meraviglioso, luminoso, splendido. Come fai a credere? Perciò dice, sarà un fantasma, vogliamo toccarlo. Tocchiamolo. Si sarà fatto toccare dagli altri. E allora Tommaso, che non c'era, si capisce che anche lui ebbe
probabilmente anche un sussulto di gelosia, perché voi lo dovete toccare, voi dovete mangiare con lui, io devo crederci senza vedere. Non voglio, finché non tocco. Però siccome Gesù sapeva che Tommaso era un'anima buona, era un apostolo vero e lo è stato fino alla fine, gli ha fatto questo piacere. 8 giorni dopo, lui che sa tutto, non aveva bisogno di essere informato. Ah, vieni, è apparso esattamente come per gli altri. Vieni a toccarmi. Adesso il Santo Vangelo non dice che lui l'ha già fatto. Lui è rimasto così stupito che è caduto in ginocchio a dire: Signore mio e Dio mio, scusami. Però certo Gesù l'ha perdonato, non c'entra niente, non è peccato. Però l'ha rimproverato, perché mai veduto hai creduto. Beati quelli che non mi hanno visto e hanno creduto. E questo vuol dire che noi abbiamo una beatitudine in più, che tu non hai visto Cristo risorto, comunque tu vedi tutti gli effetti, vedi la Chiesa, i miracoli, i santi. Io vedo anche la presenza di questi miei bambini, un effetto chiaro. Perché vi ripeto, io era la chiesa vuota, eravate solamente voi, come vedete anche adesso. E allora mi sono detto, devo andare via, devo fare missione, devo andare in Africa, perché non sprecare la mia vita così, a non far del bene. Voi non avete bisogno per forza, devo andarci. Ma il Signore che è buono, che vede tutto, che sa che forse non potevo mai andare in Africa. Come vedete, non è andato Maometto alla montagna, è venuta la montagna Maometto, e questo non può essere che un miracolo che mi ha realizzato la vita. Ogni giorno faccio un battesimo, ogni giorno una festa di nozze. Non si può immaginare, siamo arrivati a 400 numeri e sarà ancora, mica è finita. Non dobbiamo dubitare, questo è il fatto. E adesso la musica. Allora, si chiama quest'aria straordinaria, ascoltate un attimo solo, si chiama l'aria della rabbia, si canta in tedesco, Der Höhle Rache kocht in meinem Herzen, una grande rabbia che mi corre nel cuore quando vedo tutta questa gente felice. Quando vedo tutta questa gente senza dubbi, adesso tu devi avere un dubbio, adesso tu devi essere infelice, devi essere triste, devi far del male. Ah, una rabbia di Höhle Rache. E soprattutto che non uccidi questo principio del bene, della luce, lo devi uccidere in te stesso e fuori. E ti minaccia così che, cioè, con questi arpeggi che sentirete, tu devi assolutamente essere impaurito e convinto che nessuna parte del tuo corpo, del tuo spirito debba rimanere indipendente. Tutto deve essere preso dal dubbio, dalla rabbia, dalla cattiveria. Ah. Allora, siamo qui al numero 11 del Zauberflöte, Claudio Magico. Falla. Ascolta. L'orchestra come la aiuta, eh?
e come la imita. Sai che non è finita. Minaccia. Tre volte. Se no... Di nuovo. Adesso. Fantastico. Imita. Finale. Ti devi uccidere. Adesso il finale acuto. Dovete vederla in opera, dovete vederla nel suo straordinaria. Ma questo ti succede a te tutti i giorni. Stai attento, non farti impaurire. Grazie. Salutate Gesù Cristo.